abbiamo vinto di misura, come era prevedibile, anzi non era neppure certa questa cosa. Siamo veramente felicissimi, ringraziamo tutti quanti i militanti che qui vedete, numerosi partecipi appassionati. Solo con questo si è riusciti a fare una impresa che ai più sembrava davvero difficile, se non impossibile. Ci abbiamo creduto fino in fondo ed ora festeggiamo. Non era per niente scontato. Assolutamente no, siamo partiti in svantaggio alla fine del primo turno, abbiamo però continuato a andare in giro, come si dice in gergo, pancia a terra, sindaco compreso, consigliere regionale uscente compreso, e quindi a volte sono realizzabili anche le cose molto difficili. Credo che il segnale che arriva da Verbania è ulteriormente rafforzato dal fatto che il clima politico nazionale era oggettivamente complicato, e quindi questo significa che Silvia e le donne e gli uomini del centro-sinistra di Verbania hanno lavorato il doppio, il triplo, e quindi questo va a merito loro, e credo che questo sia anche un significato politico molto chiaro di una volontà di una città che è sempre stata una città aperta, aperta alle sfide, al cambiamento, all'innovazione, e che non accettava una logica proconsolare. Credo che sia un segnale molto forte che parte da Verbania e che non si ferma qui. Verbania questa sera ha definitivamente seppellito gli anni Ottanta e ha voluto guardare invece ad una scommessa di una classe dirigente fresca, preparata e capace di condurre questa città a quelle soddisfazioni che si merita. Grazie, grazie mille.